cuore, buongiorno, buongiorno. Cioè, sto divinamente in macchina con l'aria condizionata accesa, fuori stanno 34 gradi. E chi si sposta più? Bellissima la canzone, l'ho sentita. Ma non mi devi fare mille promesse, eh? A me una sola me ne serve, che esci da là dentro. Ti prometto, questo mi devi dire. Ti prometto che esco da sto cazzo di ospedale. Basta, non mi serve nient'altro. Vabbè. Senti, stamattina, mamma che rottura di palla, alle 7 ha chiamato la moglie di Vito. Madonna, ma che stress. No, il tavolino qua, dobbiamo mettere la nonna così, con là. Deve stare nella stanza la nonna, quella ieri non si è presa i medicini. Ma mi sono girati i coglioni, cuore mio. Ho detto, vabbè, ma tu ti stai rendendo conto che sono le 7 di mattina? Cioè, ma ti rendi conto di domenica alle 7 di mattina mi parli del tavolino? Ma vattene a fanculo, volevo dire. E che mo' mi sono controllato, gli ho detto semplicemente, ma tu ti puoi rendere conto che sono le 7 di mattina? Sì, vabbè, ma erano importanti. Importanti che cosa? Il tavolino? Cioè, boh, sono detto, vabbè, me la vedo io, so io. E niente, poi dopo un po' mi sono alzato perché oramai mi ero svegliato. Vabbè, sente, e niente, vabbè, stanotte sicuramente avrà lavorato parecchio, perché più o meno verso le 3, 3 e un quarto, 3 e mezza è arrivata una telefonata, tanto si sentivano dei bip. No, vabbè, ecco, hai capito, può darsi pure che stavano, no, può darsi sicuramente al porto con i camion che scendevano, sai, i suoni dei camion, sentivo dei bip. vabbè. Ah, vabbè, oggi vediamo un po' come si mette la situazione, vabbè, sicuramente, anche perché oggi, cuore, ieri lo disse chiaramente, se non vengo io ad Altamura sapete dove trovarmi, quindi... quello è il segnale, quindi sicuramente mo vediamo stamattina se non si fa vedere né sentire. Oggi pomeriggio, prima di venire da te, vado alla Tana dei Leoni, perché sicuramente starà preparando per volare. Non so se volerà stasera o volerà domani, ma secondo me, a meno che non cambi idea e vuole aspettare che tu esca da là dentro. Che ti devo dire, cuore? Vediamo un po', vediamo. Vediamo oggi come va la giornata, vediamo un po'. Certo che le cose che dice sono veramente commoventi. E hanno quel senso proprio di chiedere perdono. Cioè, si legge proprio tra le righe tra le cose che dice, insomma, fra le cose quando parla, proprio lo si legge tra le righe, insomma, del pentimento. Vabbè, andiamo avanti, mo non voglio stare a pensare più di tanto, andiamo avanti perché veramente spero e credo che sia arrivato il momento che ci apra le porte, insomma. Vabbè. E penso lui abbia capito finalmente, voglio dire, chi ha di fronte, finalmente. Certo, cuore, è normale, cioè non è così semplice per tutta la situazione, vedi che non è. Io poi ci ho riflettuto, non è così semplice aprire le porte a una persona estranea, e ma estranea da tutti i punti di vista, cioè, capito? Vabbè, meno male che ha capito, meno male. Ci ha messo tempo, figurati, però alla fine, ma più che altro ci ha messo tempo per vedere, capito? Perché lui voleva essere sicuro al 100%. Vabbè, dai, va bene, cuore, dai. Beh, vogliamo. Io... cazzo devo fare stamattina? Boh. Vabbè, me ne vado in ufficio.
Vediamo nonno che dice, nonno che dice. E no, ieri gli dissi, ieri, che un appuntamento. No, si farà trovare. Fa lui, vuoi che non si faccia trovare? Senti, ma c'hai casini avanti e dietro, infatti. Vabbè, me, cuore. Ci sentiamo dopo, va bene? No, no, tranquilla, sta nella sua stanza. Gli ho misurato la, come si dice, l'ossigeno, ce l'ha 90, vabbè, la febbre 38, e gli ho dato tutte le scatole, le medicine, gli ho dato tutto, gli ho messo tutto nella stanza. Ho detto, quello che ti serve ti prendi da qua. Ho detto, se non te le vuoi prendere, perché prende un sacco di medicine, ho detto, se non te le vuoi prendere, non te le prendere, vedi come ti senti. Va bene. Comunque, un po' di somiglianza a Mengoni ce l'hai, va bene? Anche se sei unico, non c'è verso, Però la parte di sotto, se la barbetta, vabbè, la parte di sopra conosco solo la testa, gli occhi non li conosco, occhi non li conosco, occhi conosco solo questa parte da qua, questa parte da qua, un orecchio, un pezzettino qua sotto, ecco, questo conosco, ma la cosa più bella che sono questi, mai visti. Va bene, anzi no, mai visti, li ho visto di persona, ma quella è una cosa proprio che mi rimarrà per tutta la vita, questo sguardo fulmineo. Va bene, beh, ci sentiamo dopo, dai, dopo. Ciao cuore mio, fai tutte le tue cose, a dopo, Bacio, un cuore e un abbraccio. La zitellona! Ciao. Comunque, è migliore della rossa? Almeno questo, dimmelo. Ciao.